Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È arrivato un po' in ritardo, ma finalmente ce l'ha fatta. È arrivato DeFly, il sito ufficiale che è il punto di riferimento per tutti quelli che continueranno d'ora in poi a volare con un drone, sia per uso professionale che per uso hobbistico. Quindi in tutti e due i casi, il sito che sicuramente ameremo più in assoluto, il sito preferito da tutti noi hobbisti, perché ci permetterà di registrare i nostri droni, quindi di versare qualche soldino nelle casse di Enac. Allora, il sito è arrivato, è pronto, diciamo che è arrivato giusto per Natale, il regalo di Natale di Enac verso tutti noi amanti di droni. In cosa consiste questo sito? Allora, per prima cosa bisogna registrarsi. Allora, la registrazione è gratuita. Per prima cosa bisogna registrarsi, la registrazione è gratuita, perché si era parlato tempo fa che la registrazione sarebbe stata a pagamento, proprio registrarsi noi utenti o piloti, chiamiamoci come vogliamo, al sito ci sarebbe stato da pagare qualcosa. Invece la registrazione al sito DeFly è gratuita. Quindi una volta che accediamo ai servizi, a questo punto ci si apre questa schermata con tutti i passaggi che servono per, diciamo, metterci in regola. Allora, per prima cosa, punto 1, registrarsi al sito. Quindi vedete che se io apro la pagina c'è la classica pagina di registrazione, come tutti i siti dove bisogna registrarsi. Quindi la prima cosa è questa. Punto 2, registrare un drone. Ovviamente non lo posso fare perché in questo momento non ho un user e una password, perché non mi sono ancora registrato, e soprattutto perché, per, diciamo, ad uso hobbistico il drone non si può ancora registrare, mentre ad uso professionale lo si può già fare. Però diciamo che a livello obbligatorio entrerà in vigore per uso professionale dal 1° di marzo, mentre per noi hobbisti la registrazione del drone sarà obbligatoria dal 1° di luglio. Quindi attualmente non dobbiamo fare niente di queste cose. Per noi che lo usiamo a livello hobbistico, a livello professionale anche, cioè, lo si può fare, ma si può anche attendere il 1° di marzo. Poi la terza, la più interessante secondo me, perché qua si sono impegnati direi non poco, è l'acquisto dei D-Coin, che non sono i Bitcoin, sono i D-Coin, cioè una moneta virtuale creata apposta per il sito DeFly. Infatti la D come DeFly, qua c'è D-Coin, quindi si apre proprio questa pagina del sito dedicata appunto ai D-Coin. Qua abbiamo proprio la moneta d'oro, perché ovviamente in questa pagina pioveranno tante monete d'oro, perché ovviamente tutti gli utenti dovranno versare tanti D-Coin all'interno di questa pagina, e qua potremo andarli ad acquistare. Un D-Coin vale 1 euro, quindi noi faremo acquista. E vedete che ci va nel carrello qua un D-Coin, però se io vado qua nel carrello posso andare a modificare e mettere quanti ne voglio, perché ovviamente posso mettere 6 D-Coin. Ovviamente non me lo fa fare perché non ho ancora, diciamo, le credenziali d'accesso. E a questo punto avremo abbastanza di coin per andare a registrare un drone. Ovviamente in base a quanti droni dovremo registrare metteremo il numero di D-Coin che ci servirà per coprire la nostra spesa. Mentre per chi usa i droni per, diciamo, a scopo lavorativo, i D-Coin da acquistare saranno molti di più, perché dovrà andare ad inserire 96 D-Coin per registrare il drone se ne ha uno solo, o 96 D-Coin per ogni drone che andrà a registrare, più 24 D-Coin per l'acquisto dell'abbonamento annuo. L'unica pagina importante, ragazzi, veramente è questa con la monetina d'oro, che se ci vado sopra luccica anche, guardate come luccica, perché questa è veramente la pagina importante dove si realizza il sogno di Enac, cioè prendere tanti D-Coin. Torniamo indietro e andiamo nella pagina manuale utente di Fly. C'è proprio un manuale di Fly che ci spiega la registrazione proprio di noi utenti al sito, dalla registrazione di un nostro drone, appunto dopo nel ricevere il QR code da appiccicare sul nostro drone, fino ad arrivare appunto alla pagina dei D-Coin, dove ci spiega anche i metodi di pagamento. Ecco, vedete che al punto 10 ci sono i metodi di pagamento, non c'è PayPal, abbiamo le varie carte di credito, Visa, American Express, Mastercard, però non abbiamo PayPal.
per effettuare i nostri pagamenti, per acquistare i Decoin, che appunto sarà questa moneta creata ad hoc per questo sito, che poi magari se qualcuno mi spiega o ha capito il perché non si poteva fare un pagamento diretto, ma bisogna acquistare prima queste monete, sicuramente c'è un qualcosa per cui viene tratto vantaggio, e da questo, da loro intendo, perché se l'hanno fatto di sicuro un motivo c'è, e non è sicuramente un motivo per avvantaggiare noi. Ecco che qua vediamo le tariffe, come vi dicevo prima. Allora, registrazione gratuita ad uso ricreativo, abbonamento annuale 0 perché non serve, e il QR code che sarà di 6 euro a singolo drone. Mentre utente professionale, registrazione gratuita, abbonamento annuale di 24 euro e 96 euro di QR code a drone. Quindi questo è tutto quello che ci porta di Fly. Ovviamente poi abbiamo il discorso delle mappe per vedere dove e come volare, del sito di Fly. C'è anche la possibilità di andare a guardare le mappe per vedere dove possiamo o non possiamo volare e via dicendo, ovviamente sempre dopo esserci registrati. Quindi ragazzi, finalmente possiamo fare un riassunto completo e definitivo e soprattutto concreto di quello che sarà il nostro futuro da oggi in avanti. Allora, 1. Registrarsi al sito di Flight gratuitamente. 2. Registrare i nostri droni ad uso ricreativo dal 1 di luglio, cioè obbligatoriamente dal 1 di luglio, al costo di 6 euro a drone, mentre dal 1 di marzo sarà obbligatorio solo per chi li usa a livello professionale, ma il costo sarà di 96 euro a drone più 24 euro di abbonamento annuo. Questo abbonamento annuo a di Flight, non so bene a cosa sia riferito l'abbonamento annuo. E terza cosa, che non si usano soldi veri, o meglio si usano soldi veri per acquistare una moneta virtuale che servirà per acquistare le registrazioni dei droni, quindi queste targhe da andare a appiccicare ai nostri droni e per acquistare qualsiasi cosa sia all'interno di Fly, cioè anche un abbonamento annuo appunto per chi lo usa ad uso professionale, quindi una moneta creata ad hoc per questo sito. E ripeto, non so come mai, se qualcuno di voi lo sa me lo spieghi, perché viene creata questa moneta, perché da qualche parte c'è un senso logico e soprattutto ci sarà un senso per andare a guadagnare da parte di Flight nel fare questa moneta virtuale, e non un pagamento diretto fatto dalle nostre carte di credito, ma un acquisto appunto di questa moneta virtuale. Quindi ragazzi, questo è tutto per adesso, e soprattutto abbiamo scoperto che anche questi piccoli droni, che hanno una fotocamera, quindi questo, il piccolo Tello, dovranno essere registrati, quindi non si scappa, assicurazione e registrazione anche per questi piccolissimi droni. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale queste novità da parte di Flight, soprattutto da questo sito, diciamo punto di riferimento che è arrivato un po' in ritardo rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento ENAC, però vabbè, siamo in Italia quindi ci sta tutte queste cose, anzi se non succedessero queste cose non ci divertiremmo abbastanza, non sapremmo neanche di che cosa parlare se no, quindi tutto è creato per farci parlare e per creare un po' di animazione all'interno del mondo dei droni. Quindi ragazzi, se questo nuovo sito di Fly e tutto quello che comporta vi è piaciuto, scrivetemelo nei commenti, soprattutto scrivetemelo se non vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao!